Sono Simone Rambaldi, mi occupo di mobilità elettrica da un po' di tempo. Sono qui, ho dato una mano a organizzare questo raduno per far vedere che la mobilità elettrica non è una cosa piccola, non è una cosa che riguarda il futuro, è una cosa che ogni giorno si può usare. Allora, la mobilità elettrica nasce principalmente per fare in modo che ci si possa muovere usando energie rinnovabili, quindi evitando di importare petrolio, usando le risorse che ci sono nel nostro paese, quindi il sole, vento, idroelettrico, tutte cose che la natura ci regala gratis. La mobilità elettrica ha anche un altro pregio, l'efficienza. Quando noi accendiamo una macchina a benzina, più di tre quarti dell'energia contenuta nella benzina vengono buttati nell'ambiente come calore, è un po' uno spreco. Con l'auto elettrica siamo su percentuali decisamente migliori e l'auto elettrica ha anche il vantaggio che in frenata recupera l'energia spesa, in discesa recupera l'energia spesa, quindi nel lungo periodo tutto questo aiuta a ridurre la bolletta energetica del sistema paese. Qui ci sono modelli che spaziano, diciamo, dagli ultimi 15 anni. Alle mie spalle verde vedete una macchina preparata per dei rally. A destra invece c'è una macchina dei giorni nostri, poi abbiamo tantissimi sistemi di mobilità, cioè piccole macchine che sono molto efficienti perché a volte per spostare una persona non serve portarsi indietro una tonnellata e mezzo di ferro, basta andare in giro con una persona e nelle città si guadagna spazio e vivibilità. La mobilità elettrica poi non c'è solo su terra, ma c'è anche su acqua. Io ho partecipato negli ultimi 4 anni alle gare di barche solari ad Avigliana, vicino a Torino, e questo qua è un esempio di come appunto ci si possa muovere su qualunque mezzo senza consumare una goccia di petrolio, perché il regolamento delle barche solari è che ci si muove con quello che si è incamerato dal sole ed è più che sufficiente. Uno pensa che il sole non dia abbastanza energia. Se si fanno bene i conti, se si ingegnerizza bene il mezzo, ce la si fa. Io tra l'altro ho fatto anche un viaggio da Milano a Dakar con una Renault 4 convertita elettrica e caricata a pannelli solari. Sono arrivato fino a Dakar, quindi 4.000 km da qui, solo col sole.